Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi parliamo di obesità. Vi dico che è un argomento che mi sta molto a cuore perché ho persone in famiglia, sia dal lato di mia madre sia dal lato di mio padre, che sono obesi e di conseguenza sono molto vicino all'argomento perché l'ho vissuto non in prima persona ma quasi vedendo tutti i giorni quello che succede a chi è obeso. In questo video affronteremo innanzitutto come si stabilisce se una persona è sovrappeso o obesa, quali sono le conseguenze poi a livello sia fisico sia psicologico sia sociale del fatto di essere obesi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci viene incontro e utilizza come primo parametro quello del BMI, ovvero del Body Mass Index. Il BMI è una cifra che ci può dare una prima indicazione generale sul nostro livello di sovrappeso, con due precisazioni. Primo, i valori che sto per darvi variano leggermente in base all'altezza di una persona. Secondo, se la persona è allenata, muscolosa, fa fitness e bodybuilding, quei valori sono ancora leggermente diversi. Per esempio, io ho un BMI di 24, quasi 25, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, io per il mio BMI sono quasi sovrappeso, quando invece ovviamente non è così. Quindi, innanzitutto ci sono sei livelli, ok, da tenere in considerazione in base al proprio BMI. Sotto i 20 siamo sottopeso, quindi quando abbiamo un BMI inferiore a 20 addirittura siamo sottopeso e quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia è di aumentare il proprio peso per arrivare ad avere un BMI che sia tra i 20 e i 25 punti. Quindi tra 20 e 25 siamo un normo peso e non corriamo teoricamente nessun rischio di conseguenze legate al peso eccessivo. Dopo iniziamo la terza fascia, che è quella del sovrappeso. Ok, quindi abbiamo una fascia quando il nostro BMI va da 25 a 30 in cui siamo in sovrappeso e poi abbiamo i tre stadi dell'obesità, che sono obesità di primo livello, quindi il quarto stadio, quando abbiamo il quarto livello della scala, quando abbiamo il BMI da 30 a 35, quando da 35 va a 40 siamo obesi di secondo livello e quando abbiamo il BMI sopra i 40 siamo obesi gravi di terzo livello. Ok? Ovviamente ogni livello, più saliamo nella scala, più abbiamo complicanze, problemi, possibili patologie che andrò tra poco a spiegare. Di nuovo, nonostante queste informazioni le ho prese dal sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non voglio assolutamente sostituirmi al parere di un medico o darvi cure o segreti, eccetera, ok? Vi sto semplicemente riportando le conseguenze che sono scritte sul sito. Ora, le conseguenze della obesità, quindi dell'avere un eccessivo peso, sono essenzialmente di tre tipi. Le prime sono a livello fisico, perché chiaramente l'eccesso di grasso porta delle conseguenze più o meno gravi a seconda appunto di quanto grasso in più abbiamo. Me le sono scritte perché, vi ripeto, non sono un medico e non voglio star qui a studiarmi le robe a memoria. Le conseguenze fisiche sono malattie cardiovascolari, possibili ictus e possibili infarti, insorgenza di diabete di secondo tipo o mellito, possibili tumori, calcoli biliari, artrosi, problemi respiratori e, se siamo donne, possibilità di essere non fertili o problemi durante la gravidanza. Ora, questo non è un elenco, ragazzi, di mal di testa, mal di pancia, mal di polso. Cioè, qui stiamo parlando di robe potenzialmente mortali o super invalidanti. Io ho uno zio, purtroppo, che ha avuto un ictus, è paralizzato per tutta la metà del corpo e vi garantisco che è una cosa piuttosto invalidante. Quindi le conseguenze fisiche dell'obesità sono già di per sé disastrose e io mi spaventerei, cioè se sapessi che sono obeso e sto rischiando ogni giorno che mi arrivi un infarto, che mi arrivi un ictus semplicemente perché mi piace mangiare o perché ho avuto dei traumi e non sono stato in grado di risolverli e non mi voglio far aiutare, io insomma mi spaventerei un po'. Le conseguenze psicologiche sono anch'esse piuttosto, dal mio punto di vista, pesanti, perché, ripeto, dal sito mondiale della sanità, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, abbiamo
Il primo, soprattutto quando si è giovani, è la derisione. Quindi io sono sicuro che tutti noi in classe abbiamo avuto la compagna o il compagno grassoccio, obeso, e tutti più o meno l'abbiamo pigliato per il culo. Io sta roba non l'ho mai fatta perché ho esempi in famiglia, quindi sono cresciuto con questa cosa, però ho visto compagni farlo e sbattersene e ferire queste persone. Quindi il primo problema è che soprattutto se siete giovani la gente vi deride. Il secondo è la difficoltà nelle relazioni, perché che se ne dica, purtroppo essere obesi non facilita di certo i rapporti, sia per come vi vedono gli altri, sia per come vi sentite voi verso gli altri. Ok. La terza è l'impossibilità di fare determinati lavori. Più siamo obesi, più facciamo fatica a muoverci, più abbiamo scarse possibilità di trovare lavori, soprattutto fisici. Perché non ho mai visto, e mi spiace dirlo, un muratore in obesità di terzo grado piuttosto che un lavoratore fisico, eccetera, eccetera. Quindi anche lì la situazione diventa leggermente invalidante. Il quarto è l'isolamento sociale, perché tutte queste cose, cioè la difficoltà di trovare un lavoro, la difficoltà nell'instaurare relazioni, il fatto che veniamo derisi e possibili anche complicanze ancora più gravi come la depressione, portano a essere isolati a livello sociale, quindi a far fatica ad avere amici, ad avere relazioni, ad avere persone con cui parlare, uscire, eccetera. E se non, come se non bastassero le conseguenze fisiche, complicanze fisiche e quelle psicologiche, abbiamo anche quelle sociali, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto una ricerca e la spesa sanitaria, ok, pesa dal 2 al, l'obesità pesa dal 2 al 7% sulla spesa sanitaria dei paesi sviluppati. Quindi miliardi e miliardi e miliardi di euro vengono spesi ogni anno nei paesi industrializzati per curare patologie legate all'obesità. Ecco, questo era un po' il quadro generale. Ora, so che passare da essere obesi magari anche di terzo grado, anche solo in sovrappeso e poi in normopeso, è una strada molto difficile. Io l'ho fatto fare ad alcuni clienti con il supporto anche di altre figure al mio fianco, non è mai facile, ok? Però ci sono persone che ce l'hanno fatta tranquillamente. È un percorso lungo, non potete pensare se siete obesi di uscirne nel giro di 2 o 3 mesi, ci vuole tanto tempo, ci vuole costanza, ci vuole dedizione, ci vorranno magari anche degli interventi chirurgici. Io ho seguito anche per circa un anno un programma che avrete visto anche voi, adesso non mi ricordo come si chiama, ma è il programma di quel dietologo tutto un po' così raggrinzito che fa dimagrire le persone obese e poi gli fa anche l'operazione, gli fanno le liposuzioni e quant'altro. Vi garantisco che passare da una situazione di obesità a una situazione anche solo di sovrappeso o di normopeso vi cambia la vita, perché tutte queste cose ne abbassate i rischi e perché potete avere una vita, secondo me, più normale. Non credo, io non l'ho mai provato, non sono mai stato obeso, ma non credo sia bello fare le scale e arrivare in cima col fiatone ogni giorno, per esempio. Quindi ecco, questo è un tema a cui sono anche abbastanza sensibile. Mi dispiace sempre vedere quando le persone sono obese, e la cosa che mi dispiace ancora di più, poi che ultimamente va anche un po' di moda, a me questa cosa fa davvero incazzare, è l'accettazione di questa roba. Cioè, ti devi accettare così come sei. No, zio Can, tu sei malato, a me non puoi venire a dire io sono obesa e mi piaccio così. Sì, puoi piacerti, ma è come dire io ho una broncopolmonite e non voglio curarmi perché mi piace avere la broncopolmonite. Ma che cazzo dici? Cioè, non è una roba su cui scherzare, non facciamo i politically correct, sti cazzi. Qua bisogna informare le persone, fargli capire che stanno sbagliando e fargli capire che devono dimagrire, perché stanno rischiando la vita, si stanno facendo del male. E non è un loro diritto essere obesi, ok? È come, ripeto, avere un malato che vi dice continuamente: no, a me va bene essere malato, io ho la broncopolmonite, me la tengo perché mi piace. Quindi mi raccomando, non fatevi mai intortare da questi discorsi stupidi e moralisti sul ah, ma io sono obeso e mi vado bene così, perché no, a me non interessa se ti vai bene, se sei obeso devi dimagrire, fine. È chiaro che qui c'è anche il discorso ma la società ci vende l'idea che dobbiamo essere magri, belli, sani. Sono d'accordo che la società è una merda e vi vende un'immagine probabilmente inarrivabile per il 99% di noi, no? Io stesso nel fitness l'immagine che dovrei vendervi se volesse aver seguito è quella del ragazzo alto 1,80 che pesa 100 kg al 6% di grasso, e anche dopandomi probabilmente non ci arriverei e quindi non ve la vendo. Però
In generale, se da un lato è vero che la società vivendo un'immagine errata, dall'altro non è una scusa per dire vabbè io resto grasso perché tanto la società mi vuole magro. La società ti vuole magro perché stai rischiando la vita, perché ti fai del male, perché tra l'altro sei anche egoista, perché non è che se muori le altre persone intorno a te non soffrono, perché c'è anche questa cosa da dire, perché molti pensano ah vabbè io sto bene così, sì grazie al cazzo, però quel giorno che hai un infarto e muori non è che sei l'unico, anzi tu non soffri perché non ti accorgi, ma tutte le persone che lasci dietro stanno da bestie, sono traumi, sono cose che le persone si portano poi dietro anni, perché superare la morte di un genitore, di una persona vicina, a volte ci vuole davvero tanto tempo. Quindi oltre a essere un gesto quello di non curarsi del proprio peso, meschino verso se stessi, perché non abbiamo rispetto del nostro corpo, è anche un gesto non carino verso le persone intorno a noi. Quindi ecco, questo è un po' il video sull'obesità, spero che qualcuno magari vedendolo possa capire i propri errori e possa, con l'aiuto di una persona di riferimento, dei professionisti, iniziare il proprio percorso verso un fisico migliore. Vi ringrazio della visione del video, spero di avervi fatto un poco riflettere e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!